Buongiorno dall'Istituto Agrario Vincenzo Lupare di San Martino d'Oresignano, dove oggi si è svolto un convegno per l'utilizzo dei droni nell'agricoltura. Sono Roberto Grassi della PPK e siamo all'Istituto Agrario Luparia di Rosignano Monferrato. Oggi è stata una giornata particolarmente densa di attività. Nella mattinata sono state effettuate nella palestra dell'Istituto Agrario delle prove di volo, delle dimostrazioni tecniche di volo del nostro drone agricoltore, del nostro drone concepito per effettuare trattamenti agricoli di precisione e o per effettuare il trattamento agricolo nella lotta contro le zanzare. Sono state fatte una serie di prove con una metodologia scientifica sperimentale, dove si è dimostrato che da un lato con una serie di prove il drone è perfettamente in grado di svolgere un servizio di distribuzione del bacillo turingiense e di supportare quindi la lotta contro le zanzare. Nell'altra serie di prove è stato dimostrato che un drone equipaggiato con un sistema di spandimento come quello che ha concepito la PBK è in grado di effettuare trattamenti in campo agricolo riducendo la quantità di pesticida impiegato, di materiale impiegato e riducendo la dispersione del prodotto. Ora, i principali scogli da affrontare all'impiego operativo sono scogli più che altro normativi, quindi stiamo lavorando di concerto con le amministrazioni comunali, con il comitato di Casale Monferrato, capitale della DOC, e con l'Istituto Agrario Luparia che ci supportano. Stiamo lavorando per cercare di dimostrare il più possibile la sicurezza e le possibilità e i vantaggi di impiego del drone ed ottenere dal Ministero della Sanità, dal Ministero dell'Agricoltura, insomma, ottenere dagli organismi preposti le necessarie autorizzazioni per procedere con un'attività sperimentale.